Buonasera a tutti, Riviera 24 è qui a Sanremo, a breve ci sarà una manifestazione del movimento delle imprese italiane, insieme a noi c'è il dottore, il filosofo Fusaro. Ecco, lei ha studiato Marx, ha scritto molto di Marx, come mai è qui e in questa sera per delle imprese? Ma essenzialmente perché il proletariato di Marx comprende oggi al proprio interno non soltanto le classi lavoratrici martoriate dalla globalizzazione capitalistica, ma anche il ceto medio imprenditoriale. Questa è la novità di quella che io chiamo la globalizzazione. Cioè il ceto medio è stato massacrato da questo nuovo capitalismo e sempre più precipita in quella massa riplebeizzata che caratterizza il ceto dominato all'interno della globalizzazione. Le categorie di Marx fanno presa su questa realtà, ci aiutano a capire come il mondo sia sempre diviso tra sfruttati e sfruttatori e i nuovi sfruttatori siano quelli che io chiamo l'aristocrazia finanziaria dei gruppi e-commerce, dell'alta finanza, che vive in maniera parassitaria del lavoro altrui, compreso il lavoro di questi ragazzi, di queste persone del gruppo imprese italiane. L'emergenza coronavirus ha qualcosa a che fare con questo suo discorso? Sì, l'emergenza coronavirus ha rafforzato tutte le tendenze della globalizzazione, ha impoverito ulteriormente il ceto medio, ha massacrato le classi lavoratrici, ha favorito una svolta autoritaria dei rapporti di forza, con task forces non votate da nessuno, ovviamente di chiara impronta liberista e mercatista, ha favorito il passaggio alla società in rete, quindi alla spersonalizzazione dei rapporti. In sostanza il coronavirus è un virus che da subito è stato utilizzato in chiave capitalistica e ne stiamo pagando le conseguenze.